Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo a Camelot con King Arthur Knight's Tale. Allora, se non ricordo male, dobbiamo affrontare la missione che ci permetterà di arruolare... Dov'è? Lancillotto. Dovrebbe essere questa, la missione si chiama Il Protettore. Come vedete siamo messi un po' nì, perché il nostro Dream Team ha Sir Kay che sta guarendo, poverino. Quindi dovremo portare con noi Galahad. I have received an interesting message from a small village no one has ever heard of. It's asking for our help to defeat the fairies of the woods that steal the women, and dwells at length on the wonderful qualities of a knight who is trying to defend them alone. How could I say no to such a request? Moreover, this knight could be one of us. Ci hanno chiamato in aiuto da un villaggio che non conosciamo contro le creature patate degli ansili e abbiamo la possibilità di incontrare il caro Lancillotto. Ok, allora tu livello 15, quindi andiamo a te perché devi arrivare almeno a 16. They're chasing me. What are you waiting for? Kill them. Siamo appena arrivati, già scoccia. Sono un po' tantissimi. Spero che arrivi Lancillotto. Allora, tantissimi, soprattutto rognosi questi qua giù. Forse avrei fatto bene a portare Hector. Tant'è che andiamoci qua. Grazie, nell'erba alta. Fuori dall'erba alta. Tu corazzati. Mo possiamo fare filotto qui però. Scusa. Se andiamo qui posso fare così, boom. Guarda che bello, ti è. Ciao. Tu dovresti tirare il veleno qua, così questi muoiono. Boom. Poi andartene. Anzi, vai avanti tu prima e fai un po' di scudo per tutte. Grazie. E qui puoi caricare lui, va? Bene, stordito. Gira di qua. Tu aspetta lì, tu aspetta qui. E adesso con te iniziamo a bersagliare questi. Uno. Critico. No. Via. Ah, è vero, questi qua sono quelli con la catenella, con il rampino che ci attirano per stare vicini vicini. Siamo storditi? Sì, bene. Così, cuoci lui. Ottimo. No, sbagliato. Sinners shall bleed. Christ on the cross. Ok, no, non ci ha aiutato Lancillotto. Pensavo venisse il nostro aiuto, ma... No. Galahad è buono perché ha tantissima armatura. Se calcoliamo che ne ha già persa parecchia. Allora, vai qua.
Spostati. Perfetto. E tu vammi a finire quello lì, così prendi più esperienza. Bene, abbiamo perso un po' d'armatura, però poteva andare molto peggio. Prego, ragazzi. You deserved that, you monsters. These evil fairies must learn that they're messing with the wrong village. Queste maledette creature devono imparare che se la sono presa con il villaggio sbagliato. Oh, questo è lo spirito che ci vuole. Qual è il tuo nome, ragazzina? I'm Giselle. I sent you that message asking for your help. Ah, è Giselle, è quella che ci ha chiamato in aiuto. Nel tuo messaggio parlavi di un cavaliere nobile e anche molto bello che si occupava della protezione del villaggio. Dov'è? He came to the village on a moonlit night and promised us to cut down the evil fairies of the woods. And he keeps his promises. Ah, è venuto di notte e ha ucciso i nemici. Sembra molto, dalla descrizione sembrerebbe proprio Lancillotto. Noble Sir Lancelot came here to help us. Eh sì, è proprio lui. E se c'è Lancillotto, allora perché avete bisogno del nostro aiuto? Our brave knight was wounded. He shed his blood to defeat these monsters. I will lead you to him. Perché è stato ferito, ha versato sangue nel compimento delle sue gesta. Ti porterò da lui. Ok, ti seguiamo. Seguiamo la ragazzina, sperando che non sia una trappolona. Reinforcements have arrived. I'm not surprised. It was Giselle who lured you here, wasn't it? Ah, sono arrivati i rinforzi. Non sono poi così stupido. È Giselle che ti ha tirato qua, vero? Sir Lancelotto, avevamo sentito che eri stato ferito. I'm much better now, thanks to her. You're just in time. I'm about to save this village. Let's go. Sto molto meglio, grazie a lei, e sto per salvare il villaggio. Andiamo. Come hai fatto ad essere ferito? Un cavaliere della tua fama. I walked straight into a trap, I'm not ashamed to admit that. Those two-faced sheep bastards know me too well. Perché sono andato dritto dritto in una trappola, quei maledetti Seeds. La doppia faccia, mi conoscono fin troppo bene. Quindi abbiamo a che fare con gli Unseelie qui. I have been following the trail of a dangerous Unseelie warband. They are preying on nearby villages and steal away pregnant girls. Come al solito la banda di Unseelie sta rubando le donne incinte. Beh, come li fermiamo? Uccidendoli. There are human accomplices here. Summon them by lighting a balefire at the other end of the village. That should work for us as well. Ah, vedi? C'hanno una talpa all'interno, perché dice che il loro collaboratore li ha tirati accendendo un falò. E quando quelli hanno visto il falò sono arrivati, noi dovremmo fare lo stesso. Well, the fight won't be. And we also need to find the girls they took captive. They must still be being kept somewhere in the village. Oltre a sconfiggere i tipi, dobbiamo anche salvare le giovani. Ok, andiamo, vediamo un po' Lancillotto. Che figo. Spettacolo, guarda che spadone. Bello, c'ha pure il leone sull'elmo. Figo. Allora, dove dobbiamo andare? Tanto perlustriamo il villaggio. Dov'è qui? Grazie. Non c'è niente, vedi che c'è roba. What is this thing? Quello è proprio rimasto lì della serie. Ok, spappolami come più preferisci. Vediamo che abilità c'ha. Allora, colpo normale, assalto, carica un nemico e attaccalo col 165% il danno dell'arma. Questo ce l'abbiamo.
Questo ok. Lanciamo un getto ghiacciato e questo qua, Radiance. Tutte le truppe vicine sono accecate. Questo quanto arriva? Arriva vicinissimo. Allora, facciamo così. Oh oh, non pensavo arrivasse così lontano. Ok, dobbiamo salvare lei. Alla carica, tu dovresti ci arrivi. Devi bruciarmi quello lì. Ok, adesso via, 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 via. No, no, ancora più lontano perché non mi fido di questo. Se facciamo così l'assalto funziona con questo. Boom. Speravo facesse più danno però. Guarda, porterei il Lancillotto sempre con noi, già solo per l'armatura. Allora. Uno, due e tre. Bene, vai qui verso quell'arciere, tu. Annientiamo questa qui, perfetto. Diamo un po' di scudi a tutti. Un po' di scudi, un po' di soldi a tutti, va? Questo purtroppo non lo possiamo uccidere. Però riusciamo a prendere l'arciere qua. Bene. Facciamo sì la cura, va? Che Lancillotto ha perso già la vita. Fammi capire, ma questo qua è resistente a questo, ok, niente. Dobbiamo tirare a questi. Okay, tu dovresti morire nel prossimo turno. Brucia, alle. Dobbiamo trovare un focolare, eh? Perché ti devo dire tanto questo? Ci congela per forza. Ha preso la vita? Allora, ricarichiamo l'armatura. Mettiamoci qua. Purtroppo non possiamo fare altro. Tu avanza. Allora, finisci questo. Così uccidiamo anche starciere, perfetto. Bravo. Il problema è che comunque non lo possiamo uccidere ancora. Però possiamo uccidere quest'arciere, quindi ciao.
Guarda, è rimasto con uno di vita giusto per dare fastidio, eh. Crepa. No mercy for the wicked. Crepa. Ok. Corpses look the same. Bene, e adesso cerchiamo dove ricaricare l'armatura, perché ne abbiamo persa un attimo un po' troppa per i miei gusti. Dove stava quella botte? Qui. No. So due monetine in croce, non vale proprio la pena morire per due monete. Chi è qui? Come on then. You wanna take our girls? My dead body. Oh, bravo, combatti con noi, cacciatore di castori. C'è questa qui. Quella è rognosa forte. I serve the Lord. Corazza per tutti, anche perché lui ne ha persa abbastanza. Avanti Mordred, perché lui può resistere abbastanza. Ok, dai fuoco a questo e torna indietro. Sono veramente tanti, eh? Lo sapevo, quella faceva il portale. C'è niente da fare, Hector è veramente il più utile, perché con le sue abilità ad area ci fa eliminare tantissimi soldati, cosa che qui non possiamo fare. Guarda questo come è bello circondato, tiè. Mamma mia. Vediamo un po' che fa questa abilità. C'è anche un arciere. Ah, è ad area, vedi? Figo! Ci piace. Vai. Davvero non riesci a ammazzarlo? Tu comunque riesci ad attaccare? Ammazza questo. Perché lo stordimento praticamente elimina solo un tot di azioni. Bene. Il fatto che per ammazzare questa qua, mamma mia, troppo ci vorrà. Ah, bello, qui prendiamo una caterpa di danno. Ah, invulnerabile, non prende neanche lo status. Schifus. Il problema è questo adesso. Salta. Ah, no, ha deciso di morire di inedia. Bene. Non mi lamenterò, certo. Mamma mia. Au. Vabbè, solo uno in realtà.
Ecco, questo non mi piace. Allora, corazzate. E adesso fai questa bella swingata. 38. Se invece faccio questa, facciamo questa. Yeah. Problema è che ci congeliamo ogni volta. No mercy for the wicked. Da fastidio a questo, tanto di meglio non puoi fare. Ok, dovremmo distruggere in realtà il maledetto portale, ma non si può fare. Tu riesci a caricare questa? Sì. Occhio. Mamma mia, pure questo qua. Mo l'ero. Il fatto è che lo rifà poi. Non è che dice ha fatto una volta e basta. No, no, no. Comunque questo è solo il terzo combattimento. Perché un po' fa più questo? Perché ci hanno ridotto i punti azione tantissimo. Ok. Bravo. Potenzia tutti. Ok. Lo fa altro? No. Lei ancora la corazza. Allora facciamo così, che abbiamo il bonus contro quelli con le fiamme. Niente, perché questo vale 4. Però almeno brucia. Come backstab? Ci ha tirato al lato. Ah, mica avevo letto che Theon non deve morire. Riusciamo a beccarla? Sì, dai, così. Oh. Vattene e fai questo. Oh, e ci siamo liberati di sta spina nel fianco infinita. Tu non puoi fare questo perché sei stordito. Non puoi caricare, la vai qui. GG. Vattene, cerchiamo di abbattere dalla distanza quello lassù. Che inspiegabile. Ah, perché è invisibile, no? Inspiegabilmente. No, lo devi eliminare tu. Ok, abbiamo assoluto bisogno di un focolare. Oh, è grato per l'aiuto ed è al nostro servizio. Per affrontare gli ansili così, uno deve essere o veramente coraggioso o un folle. Tu quale dei due sei? Believe me, I was terrified. I could be a fool, but I had no choice. I thought there was no one left to stand up to them. Ah, ero ovviamente terrificato, ma d'altronde non c'era altro da fare, non c'è rimasto nessuno a combatterli. Beh, hai fatto la cosa giusta. E come mai sei l'unico in grado di combattere? The others are even less daring than me. But with you here, I could persuade a few lads to take up arms. Ah, beh, dice che ovviamente non tutti sono all'altezza, però con noi
adesso nel villaggio è sicuro di poter convincere altri ad unirsi alla nostra schiera. Ok, più o meno quanti? 4-5. Ok, ci vediamo dopo. Va a chiamare la gente. Cerchiamo. E ce n'è uno qui, bene. Armatura per tutti, grazie. What's the point of resting when I'm already dead? Perché devi aggiustarti l'armatura, per quello riposi, morto o non morto. Dobbiamo esplorare tutta questa zona qui. Certo, comunque questa abilità, gli attacchi causano shock dopo 8 magie. Questa che buona. Before you leave, I have a favor to ask you. Ci deve chiedere qualcosa, dici? I'm worried about our old healer, Agatha. I haven't seen her. Ok, è preoccupata per la loro vecchia curandera. Perché è sparita, Agatha. Mi piace Agatha come nome. Dobbiamo trovare la vecchia. Questo è il favore che ci ha chiesto. È bella sta casa, eh? Tutti i gingilli fuori. Anche sto ponticello è veramente molto bello. Veramente, veramente molto bello. Molto evocativo. Vedete una cosa? Peccato non abbiano messo uno strumento per gli screenshot. Sarebbe stato veramente molto apprezzato. Eccoli, no. You came to the wrong village. Ah, sei venuto nel villaggio sbagliato. Semmai tu. Ok, dobbiamo uccidere immediatamente quella. Ma non la vedo, molto difficile. Vai qui. La prima cosa da fare è eliminare questa a sinistra. Certo, in realtà se andassimo qui con lui potremmo fare... che sfiga. Potremmo fare così, guarda. Ah no, ne prendiamo solo comunque due. Vabbè, senti. Meglio di niente. Questo e anche l'arciere, così il fianco sinistro è protetto. Ottimo. Vai qua perché non mi fido del tizio quassù. E tu vai quassù. Non invocare il portale. Non invocare il portale. Bene, non è invocato il portale. Questa. Via. At your service, my lord. Purtroppo ho come la sensazione che quella sia protetta, esatto, da tutto. O sono in errore, vediamo un po'. Questo è lo scudo, infatti.
Ottimo punto per un'imboscata, eh? L'hanno scelto troppo buono. Anche se ci avrebbero dovuto attaccare sul ponte. Oh no, distruggere il portale immediatamente. Non può fare niente. Senti, servi il signore, uccidimi questo. Brava. Ok, e tu adesso ce la fai arrivare qui? Ah, abbiamo scassato il portale. Sfigata. E adesso mega bomba. Ha fatto rimbalzello la tizia. Lascia che ti tagli a pezzetti. Bene, Ancillotto. Gara, vai. Olle. C'è un omino quassù. Thank God you're here. I'm the village elder. I don't know what we would have done without you. This is just terrible. No, abbiamo incontrato l'anziano del villaggio. Non ti preoccupare, il tuo villaggio è salvo. And we are very grateful for your help. How can I return the favor? Come possiamo ricompensarti? Avete visto dove hanno portato le ragazze gli ansili? Sure, sure. It's there, right over there. Sì, laggiù. Beh, facci strada. Qui c'è roba da raccattare. Hush, careful. Look, there they are. Oh no, le hanno imprigionate. Marrani. Prendiamo questo intanto. A just reward. Attaccare. You will be fine. We are not here to hurt you. Sì, certo. I don't want to die. Non siamo qua per farvi del male, no? Sì, come no? Allora, uno, due e tre. Allora, mi piacerebbe che tu arrivassi ad uccidere sti due. Ottimo. Qui non c'è neanche nessuna rognosa strega. Il che è ottimo. Mi dimentico che devo fare sempre questa all'inizio del turno, perché dà due punti azione. E magari ci fa comodo usare. Bravo, mi piace questa abilità di carica che ha l'ancillotto. Qua. Allora, un passino qui. Uno, doppio danno. Sarebbe bello uccidere l'arciere. Bene, e basta. Sì. Avvicina tutti i soldati, così poi vedi che fai. Allora, dai fuoco a questo. Tu finiscilo. E adesso finisci. No, 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 questo. Bene. E adesso tu uccidi lui. E GG! E questo è stato più veloce. Che tocca fa? Ah no, questo non è morto. Pensavo fosse morto. Ehi, 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 simpatia. Adesso. Ecco. Elettrificato. Ciao. Thank you.
Io starei attento qua a spada, non ce l'ho. You are safe now. E se dai una botta troppo potente, le fai a pezzettini. Allora passiamo di qua, che c'era? La botticella. Tutta fortuna o fede? Guarda che fortuna, eh? Esploriamo qui. C'è Dindrin che dovrebbe scoprire tutta la roba nascosta, per cui. Oh, guarda, una montagna di pupù. Bello. Ora sì che siamo ricchi, eh. Ok, possiamo andare a recuperare un po' d'armatura, anche se in realtà non ne abbiamo persa tanta. Forse è meglio recuperare la vita. Ma questo lo può curare con una pozione. Oh, un tempio, che fa? Un'edicola. Cura l'HP. L'HP sono questi o questi? Questi qua. E allora usalo te. Balan. Vedi? Così non consumiamo neanche. Here's the balefire we've been looking for. Light it and we can put an end to this nightmare once and for all. La pozione. Ok. Diamo fuoco a questo. Mettiamo la parola fine agli attacchi degli ansili. Fammi una cosa prima. Varrà la pena? Quanti ce ne manca? Un punto Balan, due punti Lancillo. Nah. Metti caso che dopo c'è una missione segreta. Che fai? E se poi te ne penti, Gandalf? Poi fallisci. Ah, c'era un forziere. Oh. Watch out. Here they come. Mazzo. Rapidissimi. Ok, ammazziamo la strega prima di tutto. Beh, o noi o voi. È arrivato l'inverno, eccoli! Sir Lancelot, wait. Don't you start the fight without us. Master Tion, don't worry. You're right on time. Immagino quanto sarà potente Tion, eh? Questo. Okay. Guarda, se mi uccidi questo, te ne sarò eternamente grato. Beh, questo è sempre un po' problematico. Vai qua. Vai qua. Corazzina. Vai qua. Ah, dobbiamo ancora trovare Agatha la curatrice. Che dove cavolo sta? Possiamo far così, guarda. So che parrebbe un po' sprecato, ma in realtà. Abbiamo quasi eliminato questo. Qui c'è il mucchione selvaggio. Il muccone selvaggio. Pensavo avessi beccato noi. Tra l'altro già. Ma questi sono partiti così con la vita azzerata? Bello. Bello bello. Dov'è l'infame? Là dietro. Sì, posso farlo anche senza vederla. Adesso tu vai qui. No, questa non ci arriva. Mi sa che. No, neanche la puoi caricare. Che sfiga.
Deve... si capisce niente qua, eh? Faccio così che piglio. Piglio solo i miei, sì. Cioè, solo i nemici, non i miei. Ed è invulnerabile. Non lo vede. Che sfiga. Come faccio a non vederlo? Niente. E la fai così. E fai così. Attacca le retrovie. Tu l'infame non la vedi, vero? In realtà da qui sì. Vediamo. No, ma scusa, ma questo qua è del corpo a corpo. Mo quella corpo a corpo la protegge pure dalle frecce. Ok. Aia. No, hanno ucciso Alfred. Hai fatto male a tirarci là, perché mo noi facciamo il colpo girante. Qui sono ficcati qua per raggiungerli, mo ci vorranno 20 anni. Archers. No, no. Ok, fai questo. Boom. Però c'ha questo downside che ci congela. C'è questa, grazie. E qui. Colpo miracoloso. Ragazzi, bisogna distruggere questo portale. Uno di vita. Ok, sono finiti. Ci manca solo Agatha. Dodging. Bello, grande. Beh, per adesso è morto solo Alfred dei nostri alleati. Niente? Bene. Sarà un po' una rogna eliminare quella là dietro adesso. E anche questo. Sinners shall bleed. None can stand in my way. Sinners shall bleed. Certo, a meno che lui non possa fare questo da qua giù. Vediamo un po'. Addio. They got what was coming to them. What a fight, eh? You showed us how to protect our own. From now on, these people will not hide from the fight. Oh, bene. Justice prevailed again. I'm grateful for your help. You showed me the power of fellowship. Again. La giustizia ha prevalso ancora una volta. Sono grato del tuo aiuto. Mi hai dimostrato ancora una volta il potere del combattere insieme. Questo vuol dire che ti unirai alla mia tavola rotonda? Penso di essere pronto ad abbandonare la mia lotta in solitaria contro i nemici di Avalon. Beh, allora benvenuto alla tavola rotonda. Dobbiamo trovare Agatha. Dobbiamo prendere lo scrigno. Scusa, dove diavolo sta? Solo qui. Potrebbe stare. C'era
una specie d'altare lì, eh? O qui. No. Potrebbe stare qui, eh? This may serve a higher purpose. No? Dove diavolo sta Agatha? Che stia qui? Qui? Beh. Eccola! Meno male. Come posso aiutarti, straniero? Pensavo fossi te quella che avrebbe avuto bisogno d'aiuto. I'm not a helpless damsel in need. I'm the one who helps others, like you. These evil fairies are formidable foes, you know. Oh, non sono una damigella in pericolo. Di solito sono io quella che aiuta gli altri. Come in questo caso. Le creature fatate malefiche sono un nemico molto pericoloso, lo sai. Non ti devi preoccupare per me. Li abbiamo scacciati. You did. Look at that. At last, some knights worthy of the title. Ah, li ha cacciati. E chi l'avrebbe mai detto? Beh, finalmente un cavaliere degno di quel titolo. Prego. Ok, abbiamo trovato Agatha Liller. Questa ci ricompensa con qualcosa o era solo per la grazia divina? Sarebbe carino. Guarda, vedi, ho fatto bene andare qua che c'è la roba. No, perché sennò ci avrebbe detto torna da lei. Ok, bene, un nuovo cavaliere che sicuramente porteremo con noi perché ha delle abilità molto interessanti. Qualcuno sale di livello? Vediamo un po'. No. Ok, Lancillotto si è unito alla nostra corte. Ah, ecco, vedi. Si crea un cursorino. Chi mandiamo via? Potremmo mandare via Gawain, il Cavaliere Bianco o Sir Lambal. Tipo. Io direi che Sir Lambal. Ci fa ciao ciao con la manina. Sorry. Però magari prima togliamo tutte le cose. Lo so, ci è servito bene. Ah, c'è Lancillotto. Bye. Yes. E ora prendiamo Lanci. Vai qua. Ok. Possiamo anche salire di livello. Allora, che potenziamo? Direi l'armatura, perché aveva poca armatura. Questa è niente male. Aumenta di 2. No. No. Riduce la perdita d'armatura del 20%. No. No. Aumenta il danno cumulativo. Questo aumentiamo la vitalità e la vita. E allora facciamo questo. 1 e 2. Aumentiamo l'armatura di 4. C'è la spada, ma noi ti diamo l'ascia. Perché sì. Allora, qualche armatura. Questa è più potente. Sì, ma prende questa. Che trinket ti diamo? Più movimento sempre. E invece questa è da 3 di movimento dopo essere stati colpiti. Forse è meglio quello che... Certo, aumenta anche la resistenza. Questa intanto la mettiamo perché aumenta un sacco la vita. Che è solo questo. Allora, abbiamo un'armatura nuova per lei, in teoria, che fa ovviamente schifo.
E le pozioni dobbiamo darti. Esattamente. Questa che faceva? Immunità d'accecamento. Brunoir Lenoir si è curato. Ottimo. Questo ha recuperato la vita. Vediamo un po' qui che c'è. C'è un arco nuovo. Attenzione, è quello dell'altra volta? Direi di sì. Questa sì, è la stessa roba, è vero. Questa era la spadina. Quindi niente. Certo, abbiamo 2000 punti di manodopera. Che possiamo fare con 2000 punti di manodopera? Tipo, possiamo prendere più oro. Facciamo questo. Ok, e possiamo andare qua. Questo l'abbiamo già fatto, vero? Sì, abbiamo sbloccato tutto qua in realtà. Ok. E qui mettiamo come guardiano della Lady. Aspetta, tu che sei cristiano, immagino. Non lo dice. Ok, questo non ci preoccupa. Wise, rightful. No, qui sarebbe meglio metterci da 3 di lealtà e altri 2 se mettiamo uno della vecchia fede. Cristiano, rightful. Ecco qui, lo mettiamo. Cercatore del Graal, 3 più 2 se sei giusto. Allora mettiamo lui. Sì. Della vecchia fede potremmo mettere o Merlino o lui, perché Selector credo che stia però già infatti nella torre magica. Faccio sì, lo spostiamo. Sì, vai qua, va. Ci mettiamo Merlino. E qui Cristiano. Chi ci mettiamo di Cristiano? Mettiamo Galahad. Cristian, sì, vai. Olè, abbiamo completato tutto il nostro roster, perfetto. Nessun achievement, che sola. E qui ci mettiamo Merlin. Vai. Andiamo al mercante in fiera. C'è un'arma nuova, attenzione. Beh, non è tanto danno in più. Niente, vediamo lui. E qui sì. E direi proprio sì, alla prendila e la mettiamo lui, grazie, ciao. Prendiamo tutta sta roba. Questo lo possiamo sacrificare in realtà, eh? Anche sta armatura ancora più potente. Vai, vai. Ah, però non ho visto se... vedi? A loro pure ne date più. Più 7, più 2. No, no. Diamolo a lui prima di tutto. Grazie. Tu prendi questa. Ok. Bene. Questo. Vitalità. Alla fine della missione. Beh. Mi interessa. Allora, siccome lui è a livello 15, io direi lo mandiamo ad allenare. E paghiamo, così sale. Vai, vai, proviamo questo qua. Bene, vediamo sulla mappa che si è sbloccato un nuovo evento. Il tesoro di Tuatha De Danann. Un misterioso sapiente ha chiesto udienza e poi ci ha raccontato uno strano racconto. Stando alle antiche leggende, il Pozzo di Cogna è una fonte della ricchezza, grazie alla quale Tuatha De Danann, in cui nelle quali profondità sono state nascoste le ricchezze di Tuatha De Danann. Tra questi la reliquia chiamata la pietra di Fal, che fa parte di 4 tesori.
Allora, dobbiamo mandare un cavaliere che sia come si dice? Un cavaliere che riesca ad accattivarsi Niskai, uno spirito dell'acqua che vive in quel pozzo. Quindi non dobbiamo mandare un cristiano, ma dobbiamo mandare un cavaliere della vecchia fede. E qual è? Cristiano, tiranno, vecchia fede. Possiamo andare a Merlino. Andiamo a Merlino. Sì, va, mandalo. Sti cavoli. Ok, e direi che possiamo terminare qui questo episodio di King Arthur Knight's Tale. Nel prossimo dovremo affrontare, dove sta la missione, tutto qua. Credo che finalmente ce la vedremo contro i giganti. Mi sa proprio di sì. Cioè questa e quest'altra missione basta. Per adesso, poi si sbloccheranno le altre. Allora, come sempre, vi ricordo che qui sotto potete lasciarmi un commento, potete mettere like al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!